Ciao, siamo ancora qua di nuovo con voi per vedere nuovi passettini inini per la line dance. Allora, quello che volevo farvi vedere in questa puntata è una cosa molto semplice. È un passo che si chiama brush, che come dice la parola letteralmente vuol dire spazzola, spazzolare. Quindi si esegue molto semplicemente. Un brush si esegue in questo modo. Se facciamo un brush di destro, praticamente striscio il piede destro in avanti. Vedete, io striscio proprio rasente terra, proprio come se spazzolassi, e lo riporto indietro. Quindi un brush è fatto proprio in questo modo. 1, 2. Se lo faccio di sinistro, la stessa cosa. 1, 2. Questo è un brush, veramente molto semplice. Vediamo anche un altro passo molto semplice, che è uno scuff, che è simile al brush che abbiamo appena visto, solo che viene eseguito battendo il tacco. Quindi in questo caso, se mi viene richiesto di fare uno scuff, non faccio altro che battere il tacco strisciando. Quindi uno scuff di destro è fatto in questo modo, uno scuff di sinistro in questo modo. Mi giro che ve lo faccio vedere anche da dietro. Attenzione, prima eseguirò il brush e poi vi farò vedere di nuovo lo scuff. Quindi facciamo un brush di destro, sfrego e sfrego, e adesso uno scuff di destro sempre. Scuff. Avete visto? Batto proprio il tacco strisciando. Quindi abbiamo visto altri due passettini molto semplici che però sono molto frequenti e spesso ci servono a chiudere altri passi. Per farvi capire in che modo questi passi possono chiudere un'altra sequenza di passi, vediamo sempre un passo molto semplice che praticamente si esegue in tutte le line dance, per esempio un passo vine, un grapevine, seguito a chiusura in questo caso da uno scuff. Per esempio, se mi viene detto di fare un grapevine verso destra con una chiusura di scuff di sinistro, lo faremo in questo modo. Se volete, anzi, mi giro subito così lo vedete meglio. Attenzione, faccio il vine verso destra, apro, incrocio, apro e lo scuff ovviamente viene eseguito di sinistro perché è il piede che non ha il peso. Se invece devo eseguire un passo vine verso sinistra chiuso con uno scuff di destro, ovviamente farò l'opposto, apro, incrocio dietro, apro e scuff di destra. Ok? Per quanto riguarda il passo brush, anche questo di solito segue altri passi, ma spesso viene proprio richiesto di farlo partendo dalla prima direzione, dalla prima posizione. Quindi io sono in prima posizione perché magari ho finito un passo e mi ritrovo in prima posizione, brush e brush. Tante volte viene anche accompagnato da movimenti delle mani, nel senso che un brush e brush spesso magari può essere seguito da una spazzolata sui fianchi. Comunque, tutte queste cose le troverete segnate sulle varie line dance, cioè sugli script delle varie line dance. Quindi, una volta che voi avete imparato che cos'è un brush o che cos'è uno scuff, quando lo vedete scritto, non dovete far altro che eseguirlo in questo modo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.